L'Expo riparte lentamente, l'attesa per capire gli effetti del Covid nei primi tre mesi del 2020. Le vendite all'estero da parte delle imprese della provincia di Lucca hanno sfiorato i 900 milioni di euro. Assi viari e raddoppio ferrovia sono le opere strategiche. Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha annunciato di voler scrivere al premier Conte. Le api della Garfagnana hanno fatto il loro lavoro. Attività produttiva delle api termina a luglio. Il bilancio di quest'anno in Valle del Serchio è da ritenersi positivo. Renzo Arbore, ospite al Festival della Sintesi, l'edizione estiva della manifestazione si terrà al Giardino Botanico e si preannuncia ricca di temi e di ospiti. Bentrovati a questa edizione del TG Noi, lo avete sentito dai nostri titoli. In apertura oggi la Camera di Commercio di Lucca che ha presentato e resi noti i dati relativi alle vendite all'estero per il primo trimestre 2020. Sentiamo il servizio. Nella provincia di Lucca le vendite all'estero relative al primo trimestre 2020 reggono il colpo. 874 milioni di euro, un valore superiore del 2,3% più 20 milioni circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati emersi dall'analisi dell'Istat sul commercio estero da parte dell'Ufficio Studi, Statistica e Politiche Economiche della Camera di Commercio di Lucca, che fotografano però solo in parte i primi effetti della pandemia, che si attende avranno un impatto maggiore nel secondo trimestre dell'anno, quando si vedranno gli effetti delle misure di lockdown predisposte dai diversi paesi partner che hanno rallentato gli scambi commerciali. La dinamica lucchese risulta migliore sia di quella toscana, cresciuta dello 0,3%, sia di quella nazionale, che invece è arretrata dell'1,9%. A livello settoriale l'andamento risulta abbastanza eterogeneo. L'industria della carta si conferma primo settore provinciale per valore esportato con 245 milioni di euro nel trimestre e una crescita del 6,2% rispetto al 2019. Anche la meccanica, 204 milioni, fa segnare un rimbalzo mettendo a segno un più 23,3% e recuperando la flessione registrata nei primi tre mesi del 2019 quando aveva ceduto il meno 14,5%. Prosegue decisa anche la crescita delle esportazioni della fabbricazione di materiale elettrico e della meccanica di precisione, che ha venduto all'estero beni per 75 milioni di euro, più 6%. Hanno segnato una crescita anche le esportazioni dell'industria lapidea, del vetro e delle pietre estratte, 39 milioni, più 10,6%, e quella della gomma e della plastica, 28 milioni, che ha registrato un più 27,6%. Risultano invece in calo le vendite all'estero dell'industria metallurgica, 67 milioni, che ha ceduto il meno 3,7%, e dell'industria alimentare, quasi 66 milioni, che presenta invece una contrazione del meno 7,1%. Pesante per la provincia anche la flessione registrata dall'industria del cuoio e delle calzature, 42 milioni, che perde 15 milioni di export, meno 26,2% rispetto al primo trimestre 2019. Male anche per la cantieristica nautica, 33 milioni, che segna un meno 26,5%. L'industria chimica e farmaceutica, 31 milioni, cede il 25,4%. In calo anche il tessile e l'abbigliamento, 14 milioni, che ha visto diminuire le vendite all'estero del meno 6,5% nei primi tre mesi dell'anno. E passiamo adesso al consueto appuntamento con il bollettino della Regione Toscana relativo ai dati del coronavirus. Allora, si registrano oggi 7 nuovi casi, 5 sono nella provincia di Firenze, 1 a Pistoia e 1 a Grosseto. 7 nuovi casi in più rispetto alla giornata di ieri. 2 sono da segnalare i decessi e 3 le guarigioni. Nella provincia di Lucca non si segnalano né nuovi casi né nuovi contagiati. Passiamo adesso alla pagina della politica, perché il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha annunciato di voler scrivere al premier Conte affinché inserisca nell'elenco delle opere strategiche anche il raddoppio della ferrovia fino a Viareggio e poi le modifiche agli assi viari. Vediamo il servizio di Giulio Del Fiorentino. Prolungamento del raddoppio ferroviario della Lucca-Firenze fino a Viareggio e modifica del progetto degli assi viari secondo le richieste dei cittadini. Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha annunciato di voler scrivere al premier Conte e al ministro delle Infrastrutture De Micheli affinché nell'elenco delle opere strategiche ci siano anche quelle di interesse per la Lucchesia, la Versilia e la Valle del Serchio.
In una lettera aperta ai cittadini, pubblicata anche attraverso il profilo Facebook, il numero uno di Palazzo Ducale, che è anche sindaco di Capannori, si dichiara soddisfatto che il Consiglio dei Ministri abbia approvato il decreto semplificazione, poiché è importante per l'Italia in quanto permette di velocizzare la realizzazione di opere e infrastrutture. Da sindaco e da presidente della provincia lo dico chiaro, si legge nella lettera, ne abbiamo un grande bisogno. Spesso cose significative per le persone rimangono impantanate nella burocrazia. Chiederemo al governo che nelle 100 opere ritenute strategiche siano inserite almeno 2 opere strategiche per i nostri cittadini e i nostri territori. Il raddoppio ferroviario Lucca-Firenze, con anche il finanziamento del suo completamento, ovvero la tratta Lucca-Viareggio, in modo che Lucchesia e Versilia entrino nel XXI secolo per quanto riguarda la mobilità su rotaia, e poi gli assi viari modificati, ovvero con gli indispensabili cambiamenti progettuali richiesti dagli enti locali e dai cittadini, affinché l'opera porti davvero maggiore vivibilità per tutta la piana. Menesini lascia inoltre aperta la possibilità di inserire anche altre opere nella richiesta dopo un confronto con i sindaci coinvolti. E andiamo adesso a Gallicano, dove il Comune ha pensato di abbellire i box dei contatori di acqua e luce ricorrendo alle opere di alcuni moderni artisti. Vediamo il servizio di Abramo Rossi. Paste Up, che in italiano si traduce con incollare, è il titolo dell'iniziativa ideata dall'amministrazione comunale di Gallicano per migliorare l'aspetto estetico dei contenitori di contatori di luce e gas presenti nel centro storico, ma allo stesso tempo per dare anche l'opportunità ad alcuni artisti di esporre i propri lavori e le proprie idee. Ad accompagnarci nel centro storico di Gallicano alla scoperta delle prime opere realizzate è stato Tommaso Baldacci, consigliere comunale, che ha eseguito questo progetto come componente della commissione Paste Up. I disegni di Gallicano Paste Up sono visibili lungo tutta via Cavour e lungo piazza Vittorio Emanuele, sulle cassette delle utenze che trovate accanto alle case. Il progetto, nato a fine 2019, è partito con la prima opera d'arte realizzata da Sandra Rigali per ricordare Vanessa Simonini. Gallicano Paste Up è nato dalla collaborazione dell'amministrazione comunale di Gallicano con l'artista Sandra Rigali, che fa un po' da madrina di quello che è questa manifestazione, per dare sia un modo agli artisti locali di farsi vedere arricchendo quelle che sono le vie del paese con gli sprazzi di colore dei loro disegni, sia per abbellire il paese di Gallicano con quella che è una vera e propria galleria urbana. Ma quanti sono gli artisti che hanno aderito e in che modo è stata promossa l'iniziativa? Grazie a un tam tam nato e portato avanti sui social abbiamo avuto la partecipazione di circa 60-70 artisti che ci hanno mandato più di 150 opere, le quali sono state selezionate poi da Sandra e dalla commissione di Gallicano Paste Up, che ha scelto le migliori per appenderle nella nostra galleria urbana in questa prima tranche. Nel corso dell'anno poi ne faremo delle altre, avremo delle altre giornate di affissione, quindi l'idea è anche quella di variare quello che è l'aspetto urbano e artistico delle vie di Gallicano. Questo invece è il murales realizzato da Mirko Monti in arte Psycho, aiutato dalla giovane Viola. Si trova nei pressi del centro commerciale Conad e si trova qui proprio per promuovere questa bella iniziativa che a breve si arricchirà ancora di nuove opere d'arte. Il mese di luglio è tempo di bilanci anche per quello che riguarda l'attività produttiva delle api, che terminano proprio in questo mese la loro attività. Allora andiamo a scoprire con Luca Galeotti com'è la situazione in Garfagnana. Con la fine dell'inverno e la primavera in fioritura, le api iniziano a bottinare. Le prime fioriture dell'anno legate alle attività dello straordinario mondo delle api sono quelle che poi portano alla produzione finale, per quanto riguarda gli apicoltori, del miele mille fiori, mentre attualmente la raccolta delle api è legata ai fiori di castagno, con i boschi della provincia di Lucca che presentano anche quest'anno una notevole fioritura. Ma diciamo che la primavera è stata un po' curiosa, è molto caldo in aprile, poi di maggio è stato un po' il tempo quello che è stato. E diciamo che rispetto al 2019 ci contentiamo un pochettino, perché abbiamo fatto un po' di produzione di acacia, l'abbiamo fatta, non grosse cose, una media di circa una decina di chili per anno si è fatta, una media così. E ora la fioritura del castagno sta andando abbastanza bene, e speriamo che ancora una decina di giorni, che continui ancora, poi ci contenteremo di quello che viene fuori. Purtroppo le annate sono quelle che sono e quindi
dobbiamo accontentarci. Andiamo avanti, salviamo le abbi e poi vediamo. In questi mesi l'attenzione dell'apicoltore è rivolta ai melari, evitare che siano stracolmi, agli sciami, e che vorrebbe dire una grave perdita di raccolto, ha raccolto appunto di miele mille fiori di castagno, ma anche la raccolta del polline. In Italia questa raccolta è poco diffusa, anche se i consumi negli ultimi anni sono aumentati notevolmente. Come sta andando dunque anche questa raccolta? Ma lei è andato bene. Abbiamo fatto anche noi un po' a Pontecosi, giù a San Magno, abbiamo delle arnie lì. E il castagno ha reso abbastanza come polline. Sono andato anche su 350-400 grammi in Belannia. Al via il 27 luglio il Festival della Sintesi, la manifestazione nata dal genio di Alessandro Sesti, era stata bloccata dalla pandemia durante la primavera. Allora l'appuntamento all'Orto Botanico, sentiamo il servizio. L'Orto Botanico di Lucca come sede estiva e 6 talk show con grandi ospiti. A fare da filo conduttore, come sempre, la ricerca delle brevità intelligenti. Dopo essere stata la prima manifestazione lucchese fermata dalla pandemia, il Festival della Sintesi torna dal 27 luglio al 1 agosto e offre al pubblico serate a ingresso gratuito nel Giardino Botanico. Il programma è stato presentato dall'ideatore del Festival Alessandro Sesti, l'assessore di Lucca Stefano Ragghianti e la curatrice dell'Orto Botanico Alessandra Sani. Si inizia lunedì 27 luglio con un appuntamento dedicato alla poesia di Giuseppe Ungaretti, del quale ricorre il 50° anniversario della morte. Martedì 28 l'Orto Botanico di Lucca, una sintesi del pianeta verde. Poi il cinema con un talk dedicato al grande Alberto Sordi. Giovedì 30 Renzo Arbore in persona ripercorrerà la sua carriera. Infine una serata dedicata ai programmi brevi di Rai 3 e sabato 1 agosto la chiusura dedicata alla musica di Mina. Siamo qui a presentare appunto quella che è un'edizione che doveva essere ridotta, in realtà ci è esplosa tra le mani perché abbiamo trovato la solidarietà di tantissime persone, autorità, personaggi che vedevamo in televisione e ora ce le ritroviamo tra gli amici che partecipano. Faccio un esempio su Renzo Arbore, al quale avevamo chiesto di partecipare con un videomessaggio nella serata di Sordi. Addirittura lui ci ha detto: ma io vengo a raccontare la sintesi della mia vita. E riparte anche la formazione. A Scuola Made è stato presentato il programma della 6ª edizione, che si avvale peraltro della prestigiosa partnership con la Fondazione Gualtiero Marchesi. Sentiamo il servizio. È stata presentata con un open day online la 6ª edizione di Scuola Made, il corso in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche di Fondazione Campus, che si arricchisce della preziosa collaborazione con Fondazione Gualtiero Marchesi. Il percorso formativo con sede a Palazzo Boccella è da sempre dedicato a chi intende intraprendere una carriera nel settore della ristorazione, ma si rinnova quest'anno per accogliere e rispondere efficacemente a tutte le nuove sfide del settore. La nuova edizione è un'edizione rinnovata, come dice la nostra locandina, che fa vedere un camaleonte e quindi la capacità dei ragazzi di sapersi trasformare, di sapersi adattare a cambiamenti. Oggi che parliamo di un turismo nel momento della ripartenza, dobbiamo essere camaleontici e Scuola Made sicuramente lo farà, offrendovi una professionalità, ma pensando anche a farvi fare un'esperienza professionale e di vita all'interno di questo bellissimo contesto che abbiamo a Fondazione Boccella qui a San Gennaro. Ed è soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che una formazione alta e l'acquisizione di competenze fortemente specialistiche faranno la differenza per entrare nel mondo del lavoro. Da Palazzo Boccella virtualmente faremo un viaggio in Italia attraverso i gusti e i sapori dell'Italia per trasferire delle informazioni importanti che non possono essere che la base. Sicuramente non pensiamo in un anno di fare una formazione esaustiva, ma una formazione di indirizzo importantissimo per permettervi di entrare in questo mondo nel migliore dei modi. L'obiettivo è partire insieme e scoprire questo mondo dai vari aspetti, dalla parte manageriale, dalla parte proprio di educazione del gusto e di trasferimento di quelle che sono la forza
della cucina italiana e del territorio italiano, per poi aprirvi una porta verso il mondo nell'ambito di lavori che ruotano intorno al turismo in Italia e anche all'estero. Ed è tutto per questa prima parte, ci fermiamo qualche istante e poi subito di nuovo assieme per tutte le notizie di Viareggio e Versilia.